Carmelo Catalanotti è stato assassinato con una pugnalata nel petto, ma questa ammazzatina, fesse anche solo per la strana compostezza della salma e l'assenza di sangue, presenta subito qualcosa di strano. Presto Montalbano scopre che la vittima era uno strozzino, benché a suo modo equo o almeno non particolarmente esoso. Ma Catalanotti non era solo un usuraio, era anzitutto un fervente e originale artista di teatro, anima e fondatore della Trinacria Arte, attivissima compagnia di teatro amatoriale di Vigata. La Trinacria Arte non è una semplice filodrammatica, buona parte dei suoi soci sono letteralmente posseduti, quando non addirittura invasati dalla passione per il teatro. Carmelo Catalanotti era il guru di questo gruppo, un guru che sapeva essere geniale, ma anche crudele e sadico. Tanto che Montalbano si rende conto che proprio nella sua concezione dell'arte tragica e, del suo personalissimo e inquietante metodo è la soluzione del mistero della sua morte. A complicare questo già non facile caso ci si metterà l'incorreggibile Mimì Augello, che, nel tentativo di sfuggire al marito cornuto della sua ennesima amante, si imbatterà in un cadavere, che sorprendentemente non riuscirà più a ritrovare.